Buonasera ragazzi, orario d'aperitivo, mi scuso per il ritardo, ma insomma è la vigilia comunque di Juventus-Inter, io ero un po' incasinato, ho crepato il telefono sabato, sapete anche che il telefono è un ausilio importante per me per far video eccetera, quindi sono dovuto andare a ricomprarlo perché la prossima settimana insomma vedrete alcune cose particolari, ma non vi spoilerò nulla. E quindi ho registrato molto tardi questo video qua. È la vigilia di Juventus-Inter, partita importantissima per noi. A loro frega bellamente due palle, però ci possiamo ragionare sull'approccio che avrà l'Inter a questa partita. Più che altro, ragazzi, voglio parlarvi dell'hashtag che è andato in trending topic su Twitter Italia, ovvero no passillo, ovvero no alla passerella. I juventini sono completamente furiosi per insomma quest'idea che sta nascendo più che altro dai media, non dalla Juventus, non da fonti vicine alla Juventus, però è una cosa che viene poco tollerata e sono curioso di sapere un po' come la pensate voi a riguardo, ovvero la passerella. Avete visto, no, come è successo per esempio alla Juventus contro il Barça? Il Barça fecero la passerella alla Juventus dando onore agli sconfitti, però in questo caso sarebbe il contrario, la Juventus che dà onore ai vittoriosi, ovvero si mettono così e applaudono sia Conte sia l'Inter. Sono curioso di sapere come la pensate, perché sono sicuro che è un tema che dividerà, quindi ragazzi rimanete nell'ambito della decenza, perché poi sti cazzi alla fine che ce frega, stiamo ragionando un po' su quel che è giusto fare per noi secondo i nostri valori sportivi di agonismo eccetera, poi vi dirò la mia. Ora, io mi sono segnato diversi punti sulla conferenza stampa di Andrea Pirlo. Innanzitutto c'è da dire che qualche cosa in difesa cambierà, ma insomma ci arriviamo. Sassuolo-Juve, ha iniziato da questa partita a parlare di Juventus. Sassuolo-Juve è stata una partita complicata, però la Juventus ha vinto tra mille difficoltà, ha vinto da squadra, e questo dice che è l'aspetto più positivo. De Ligt e Alexandro. Beh, Alexandro... sicuro non in panchina perché è squalificato per la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, per cui giocherà sicuramente in occasione di domani in occasione di Juventus-Inter. De Ligt va valutato perché c'era pronto Demiral, c'era pronto Bonucci, c'era pronto Chiellini. Bonucci non è poi così impossibile da vedere sul campo, ma vedremo. Io De Ligt, ragazzi, non lo toglierei mai e poi mai, però c'è da vedere anche qual è lo stato fisico dei singoli calciatori, se De Ligt è da preservare in vista della Coppa Italia. Insomma, sono valutazioni che vanno fatte alla continassa. A oggi, ragazzi, non vi so dire che cosa, come sta il buon Matteino della Luce, per me è impossibile capire. Poi, per quanto riguarda le sue parole, l'essersi adattato ai giocatori, ha spiegato bene, qua vi leggo il virgolettato per non travisare nulla: volevo dire che mi sono adattato alle caratteristiche dei giocatori, hai in mente un certo tipo di gioco, ma i giocatori che hai a disposizione non ti permettono di fare quello che hai in testa, così devono fare tutti gli allenatori, non puoi decidere tu o inventarti dei giocatori, ma metterli nelle posizioni in cui rendono di più. Più che altro, a mio parere, caro Andrea Pirlo, te l'ho già detto, hai secondo me osato sulla tua idea, perché questa Juventus, ripeto, secondo le caratteristiche che percepisco io da tifoso e non da allenatore patentato a Coverciano, ci mancherebbe altro, dalla mia umiltà, dico la mia da tifoso, per me questa è una squadra di velocisti contropiedisti, punto. Non hai gente che ti domina il gioco, non hai gente che ti sa addormentare la partita e sa tenere il possesso palla all'89%, non hai gente che è molto dinamica, che ti crea quei triangolini di passaggio alla Guardiola, che insomma il famoso tiki-taka, non siamo quella roba là, siamo una squadra che è molto nervosa, scattante, veloce. Quadrado, Chiesa, Kulusevski, cioè lo ripeto anche stavolta, voi mi dite poi sì, ma come fai a giocare con le piccole così? Beh, innanzitutto il tasso tecnico è già differente tra le piccole e le grandi, cambia nell'intensità, cambia nell'esecuzione e cambia anche nel come fai girare il pallone per stanare l'avversario, perché esiste anche questo. Ormai anche le piccole squadre, io ricordo il Crotone di Stroppa iniziale soprattutto, era molto spregiudicato nel pressing offensivo, per esempio, per cui non ci sono i modi per stanare un po' i giocatori e dare un po' di profondità agli attaccanti che vanno là a sfruttare gli spazi alle spalle dei difensori.
non è una cosa impossibile da trovare in Serie A, però bisogna studiare, applicare, bisogna creare quelle situazioni, bisogna fare degli allenamenti situazionali, approfondire, altrimenti ragazzi è tutto vano, ecco, è tutto chiacchiericcio come stiamo facendo adesso. Poi si rammarica dei punti persi con le piccole, dispiace per quello, soprattutto perché in certe occasioni ci è mancata quella compattezza, dice Pirlo. Beh, qualche problema a centrocampo c'è stato, soprattutto nella fase di transizione negativa, perché spesso quando subivamo il contropiede il nostro atteggiamento difensivo era tutto fuorché esemplare, ecco, alle praterie, come ho detto in diversi video, con tanto di pitico. Errori ce ne sono stati tanti. Ha detto che Pirlo a fine stagione ovviamente farà un esame di coscienza, come giusto che sia. L'autocritica è il primo passo per poter automigliorare le proprie performance in futuro. Poi Dybala e Ronaldo non so chi giocherà, quindi c'è ancora il dubbio Morata, cioè non c'è alcuna certezza là davanti, è tutto ancora in ballo. Chiesa sta bene, potrebbe giocare in vista di questa partita. L'organico dell'Inter è più competitivo secondo Pirlo? No, però quest'anno ha dimostrato di avere molta più fame. Più che altro, caro mio, ha dimostrato di avere molta più organizzazione. Mia considerazione. Le De Rose sono valide, ma sono stati più bravi, sì, perché sono più organizzati, avevano più fame, erano anche più motivati e quindi hanno vinto strameritatamente. Dybala e Ronaldo nel presente e nel futuro, qua qualche rammarico ce l'ha, perché ovviamente Dybala è stato... non poteva giocare per via dei suoi infortuni e delle sue problematiche, quindi ragazzi è stata un po' incasinata la stagione di Paolo Dybala. Motivazioni, insomma, deve bruciare il fatto che l'Inter viene a fare passerella domani allo stadium, secondo me non basta in realtà. Perché vi dico questo? Perché domani io credo che la partita tra Juventus e Inter sia un po' come le dimostrazioni di forza nei regimi totalitari tipo della Corea del Nord. Ci sono per esempio tutte le sfilate con i missili, con i carri armati per mostrare quanto è potente quella nazione, e questo inorgoglisce un po' la plebaglia della Corea del Nord. Ecco, e quindi vi dico che una cosa simile allo stadium è più per l'orgoglio dell'essere interista, bla bla bla, il senso di rivalsa di Conte da soddisfare, ci sono più queste motivazioni, e a noi deve bruciare il fatto che loro vengano con quelle motivazioni, quindi non dobbiamo consentirgli di dobbiamo rovinargli la festa, ecco, non, cioè la festa non gliela rovini, nel senso non la festa scudetto, però se vengono con l'intenzione di mostrare i muscoli, ecco, bisogna stroncargliela là e basta. Demiral, ve l'ho detto prima, passerella per l'Inter, e questo è l'ultimo argomento, non lo so se ci sarà, ma abbiamo già fatto i complimenti all'Inter. Mi è piaciuta questa risposta, eh? Poi domani vedremo cosa ci diranno di fare, perché noi non ne abbiamo voglia. Bravo Pirlo, per una volta sono più che d'accordo con te, perché ragazzi vanno bene i complimenti, ma mo sta passerella, a noi manco i complimenti ci facevano, e va bene dare il buon esempio, ma il buon esempio si fa con la missione, bravi, complimenti, basta e avanza. A una squadra che veramente tutti i loro tifosi ci hanno buttato merda, i tifosi della Fiorentina sono lì a chiedere ai propri giocatori di scansarsi per favorire il Napoli per la corsa finale alla Champions League. Cioè io in un ambiente simile devo anche fare le passerelle. Cioè allora cornuto e mazziato, come si dice in certi ambiti, anche no, vanno bene i complimenti, siamo sempre stati primi a riguardo, perché a noi non ce li ha mai fatti nessuno, giusto per ricordare anche alla stampa queste cose qua, perché la stampa spesso dimentica, ma noi tifosi siamo un po' livorosi e rancorosi e non dimentichiamo quel che non ci è stato dato dalle altre squadre. Però loro chiedono la passerella, la faccia veramente come il sedere, cioè è così, i giornalisti sono così, i giornalisti non capiscono, non si mettono nei panni del tifoso. Se io vedo la Juventus fare la passerella non guardo la partita, non la guardo, vi giuro, non la guardo, per me questa stagione finisce qua. Se vedo la passerella no, non la posso accettare, quindi come dicono su Twitter, no passiglio. Ciao belli, ci vediamo domani, domani ci sarà un video prepartita dove parleremo di mercato, perché ci sono notizie sul mercato in uscita, molto interessanti. E poi ci concentreremo direttamente sulla partita, sulla Serie A che sta per iniziare. Un abbraccio a voi e sempre fino alla fine. Forza Juventus!